Dallo Stadio Olimpico di Roma, benvenuti a Lazio Torino, nuova rivalità, un saluto bianco celeste da parte di Luigi Sinibaldi. Via, partiti per questo match. Adesso possibilità per Luis Alberto che può ravvivare la manovra. Poi Radu, il cross verso Murici che colpisce di testa, mette sul fondo Lukic passando per Mandragora. Luis Alberto, palla buona per Murici, area di rigore. Murici, paratissima di Sirigu e poi si salva il Toro con Ansaldi, ma c'era la bandierina alzata. Si giocherà fino al 47esimo il primo tempo, intanto Radu verso Murici, fa la sponda bene verso Immobile. Immobile! Immobile! E il gol è buono, vediamo un po' Immobile. Che ha fatto? Annullato. Annullato il gol. Annullato il gol, perché? In panchina, allora vediamo un po', c'è la chiusura del tempo, 0-0. Luis Alberto, di fronte a lui Rincon, i due sono scontrati spesso nel corso della prima azione di gara. Radu, palla in aria, Fares, poi Murici, attenzione ancora Immobile, sempre lui. E poi Luis Alberto e Sirigu mette il pallone in calcio d'angolo. Toro all'interno della propria area di rigore, rilancio di Sirigu in zona Singo, di testa può saltare ma c'è Fares che lavora un buon pallone per Luis Alberto, occhio Immobile, attenzione a Ciro che carica il destro, va Immobile e palla sul fondo. Tanto occhio ancora alla Lazio che prova a intervenire, attenzione ancora al Torino, cerca il tiro in porta e stracoscia, si impegna dopo che è stato l'inizio libero da parte di Sanabria. Poi pallone per Lulic che va al tentativo di cross, una finta, palla sul secondo palo, Murici a Papro, viene murato, quello è calcio di rigore netto, quello è calcio di rigore netto, è stato spostato Murici, tutta la panchina in piedi della Lazio. Vabbè, ormai insomma, abbiamo compreso, insomma, tante indecisioni, tanto ancora palla verso Immobile, occhio a Lulic, calcio in porta, Sirigu miracolo, ancora tocco laterale, attenzione al tentativo di sponda di Belotti, area di rigore Sanabria e palo del Torino, poi ancora Lazzari, viene murato Ansaldi e palla che finisce sul fondo, riesce a allontanare il pallone ma dalle parti ancora da Escalante, poi c'è uno del Torino a terra, occhio a Luis Alberto, area di rigore Lulic, palla in aria, non tocca nessuno, Lazzari e palla sull'esterno della rete, incredibile, poi Lazzari per Luis Alberto, altra palla imbucata, ne ha di rigore verso Murici di testa, Sirigu è là e la tiene, tutti dentro l'area, pallone sul secondo palo di testa, anticipato Escalante, poi Luis Alberto, palla verso Immobile, dentro verso Parolo, attenzione, palla che rimane là e poi Sirigu, un miracolo incredibile ancora su Escalante, palla intanto imbucata verso Immobile, su di Luizzo, occhio Immobile murato, occhio a Luis Alberto, se Fabio si toglie forse magari tiriamo, occhio, area di rigore, Immobile messo a terra, calcio di rigore, no, che c'è, fuori gioco, no, ma no, ma come si fa, era dietro addirittura, un culù ha capito, infatti sta continuando ad alzare le braccia, ha fischiato il calcio di rigore, e fischia, va Immobile, palo e poi la palla bloccata da Sirigu, palo di Immobile e poi palla bloccata da Sirigu sulla ribattuta, incredibile, tutti dentro l'area di rigore, palla imbucata verso Murici di testa, palo clamoroso e poi attenzione ancora con fallo di chi? Ma che ha fatto? Fischia il termine della partita, Fabbri, finisce 0-0 all'Olimpico fra Lazio e Torino.